Un singolare faccia a faccia, quello organizzato oggi a Catania da Antonio Presti tra lo scrittore russo Sergei Bolmat e il fenomeno editoriale Melissa P. Al centro il linguaggio giovanile, ma soprattutto la realtà dei giovani, quella narrata in un libro pulp come I ragazzi di San Pietroburgo e quella dell'erotismo patinato della catanese Melissa P. Quanto ha inciso l'influsso occidentale in questi nuovi problemi che affronta la gioventù russa? Allora, lui dice che sicuramente la società sovietica era molto più semplice rispetto a quella lì europea, per cui dopo il crollo del muro di Berlino vivere in Russia è diventato molto più difficile, perché si è dovuti adeguare comunque ai modelli europei e la vita in Russia è più difficile non tanto per l'aspetto economico, quello materiale, ma proprio adeguarsi a questi standard di vita europea che erano assolutamente nuovi si è rivelato molto molto complesso. Ecco perché nel suo romanzo sicuramente viene trasposta anche questa complessità. A Melissa abbiamo chiesto quale fosse il punto di contatto tra la realtà narrata da Bolmat e i personaggi che animano il suo libro. Beh, sicuramente io ho letto qualche parte del libro di Bolmat, devo dire, è un libro molto pulp, quindi si sente molto questa violenza, questo nichilismo che traspare dalla vita di questi personaggi che animano il libro. E sicuramente si avvicina molto al mio proprio perché appunto c'è questa sorta di nichilismo e questa volontà di esternare se stessi e di raccontare se stessi. E come da copione Melissa parla anche di Catania. Beh, con Catania c'è un rapporto di amore e odio, nel senso che l'amo moltissimo e allo stesso tempo la odio, perché non si rivela mai fino in fondo, Catania rimane sempre sotterranea. È una perfetta realtà letteraria. Sì, assolutamente, si vede già dalle sue architetture, questi grossi contrasti bianco e nero, insomma, descrivono benissimo la città. A margine dell'incontro Melissa fa filtrare la notizia che i diritti cinematografici del suo libro sono già stati venduti a Francesca Neri, che lei stessa avrà un ruolo nella produzione del film. Non ci resta che attendere quindi per vedere Melissa anche nel ruolo di starlet cinematografica.